Buonasera e benvenuti a questa ultima proiezione all'interno del Centro Sperimentale di Cinematografia della Sala Bianca del CSC, che naturalmente ringraziamo per la collaborazione anche per questa edizione del Sicilia Queer. Grazie Ivan Cinardo, grazie Rino Cammarata e grazie a tutti gli altri. Marcello, non ricordo il cognome. Allora, questa proiezione è, se non mi sbaglio, dal primo anno la presenza di Cane Capovolto è una presenza costante al Sicilia Queer per varie ragioni, la prima della quale è la stima che abbiamo nei confronti del lavoro di Cane Capovolto, la seconda ragione è l'amicizia che abbiamo sviluppato nel corso di questi anni. La terza ragione, che forse è la prima, è la volontà di difendere un tipo di cinema che va difeso come partito preso cinematografico, e dunque pensiamo che all'interno del Sicilia Queer Cane Capovolto, per l'innovazione dei linguaggi, per il lavoro sul video, per le intuizioni che ha, ne parlo come di una persona singolare anche se sappiamo che sono un collettivo, debba essere una presenza costante. Questa proiezione nasce da in realtà da un altro film che si chiamava Elisabella incontra Caterina Devi, che era un film del 2010, io ricordo, ma potrei sbagliarmi, ed era un film su Elisabella, che ringrazio e a cui do il benvenuto, realizzato da Cane Capovolto. Qui ne vediamo un pezzo. Era un film del 2010 e ci siamo detti con Alessandro Aiello: presentiamolo all'interno del Sicilia Queer. Però facciamo sempre una cosa, lui fa sempre una cosa e mi ha insegnato che è bellissima, cioè siccome c'è questo sistema completamente idiota delle anteprime che i festival richiedono, Cane Capovolto, si può dire questa cosa? Manda sempre lo stesso film, ma lo chiama sempre in un modo diverso, in modo che sia sempre un'anteprima cinematografica. Allora io ho detto: facciamo la stessa cosa, cambia l'inizio, mi metti 10 secondi e lo facciamo come un film del 2018. Siccome si appassionano poi ai progetti, questi 10 secondi sono diventati un nuovo film, quindi non proiettiamo più il vecchio film ma proiettiamo un nuovo film. E questo nuovo film è stato girato nei mesi scorsi, credo a Roma o tra Catania e Roma, ma essenzialmente penso a Roma, e però appunto non è soltanto una proiezione ma è un cineconcerto, cioè ci siamo detti: facciamo seguire la proiezione da un concerto che vedrà Elisabella. Elisabella è un'altra persona che si chiama Caterina Devi. Questa è un fuori... Questa, se era preparato, è fantastico. E quindi quello a cui assisterete questa sera è la proiezione del film Oggi sono passato e tu non c'eri, in anteprima intergalattica, e veramente intergalattica stavolta, e a seguire, senza soluzione di continuità, il cineconcerto di Alessandro Aiello ed Elisabella, che ringrazio ancora una volta, a cui do il benvenuto e a cui do la parola se vogliono dire qualcosa. Vabbè, questo secondo film, che poi in pratica non annulla quello che è stato fatto in precedenza, non è solo su... è un film fatto attraverso Elisabella, perché ci ha dato la possibilità diciamo di avere un dispositivo narrativo per dire delle altre cose che non riguardano tutte il mondo fantastico di La Bruta, Elisabella, eccetera eccetera. È stato importante perché è stato applicato alla ricerca di un metodo compositivo, e come tale è molto più simile forse alla composizione musicale che non a quella cinematografica. Ci sono delle cose con la sensazione che non siano molto tra virgolette cinematografiche, né c'è stata la fissazione di dover fare per forza un film sperimentale, che poi qui, anche qui, ogni volta che siamo invitati a Sicilia Queer
si deve discutere su quello che, su cosa vuol dire sperimentale rispetto a cosa e su cosa è normale o tradizionale. E ogni volta non si trova mai una risposta. Diciamo appunto che la ricerca e il ritrovamento di un metodo è stata la cosa che a noi, anzi che a me e che a Elisa interessava di più, ma detto questo, diciamo, è meglio tacere. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa sul senso di ospitalità di questi palermitani che accolgono senza problemi dei catanesi o su... Preferisco tacere, no, non è vero, è stato bellissimo, diciamo che questa sarà la prima notte di ospitalità, domani potrò dare il mio parere. Comunque grazie per essere qui, speriamo che restiate fino alla fine. Dai, dopo vi facciamo un bel concerto. Va bene, grazie, grazie a tutti, buona visione e buon concerto.